Quest'anno me la sono presa comoda, sì, durante la presentazione degli iPhone 15 ero in vacanza a Barcellona, lì per lì non avevo ben capito quali fossero le potenzialità di questi nuovi telefoni e sono onesto, neanche subito dopo la presentazione li avevo compresi appieno, anzi, fin dal primo momento li ho ritenuti abbastanza inutili e mi rodevo anche un po' perché pensavo anche quest'anno rispetto al modello precedente non è cambiato niente. Invece, oggettivamente, analizzandoli un po' di più a mente fredda, mi sono reso conto che le novità ci sono e sono veramente tante. Partiamo da iPhone 15, quello standard, che anche lui cambia abbastanza rispetto ai modelli precedenti. Cambiano esteticamente il retro, diventa opaco, arriva davanti la Dynamic Island ereditata dall'iPhone 14 Pro, il display è tutto nuovo con una luminosità migliorata fino a 2000 nit, la batteria anche questa è un pelino migliorata e c'è la nuova fotocamera da 48 megapixel che cattura anche più luce di quella di iPhone 14 Pro, ma il sensore montato a bordo è leggermente più piccolo rispetto al modello dello scorso anno. Concludiamo poi con l'arrivo della USB-C. Insomma, con tutte queste novità mi aspettavo che iPhone 15 avrebbe spaccato il mercato già da subito. In realtà non è stato proprio così perché nonostante il preordine è stato fatto già qualche giorno fa, ancora è possibile acquistarli abbastanza tranquillamente, ma tranquilli, ne riparliamo poi al Black Friday o a Natale. Chi compra l'iPhone al Day One con tanto di corsa folle ai preordini? Sì, perché anche quest'anno i preordini si sono aperti alle 14, fino alle 14:15 circa nessuna traccia degli iPhone, l'Apple Store completamente offline, poi ad un tratto, puff! Disponibili su Apple Store e su Amazon. Giro 2 minuti, gli iPhone 15 Pro Max. Finiti, non si ammazza per il modello base. Chi compra l'iPhone in questo modo sono gli appassionati, quelli veri che amano avere in mano l'ultimo modello dal primo giorno per assaporare quelle poche novità che ci sono, che ormai purtroppo si contano sulle dita di una mano, ma l'innovazione tecnologica oggi è fatta di finezze ed Apple, per quanto mi riguarda, lo ha capito, aggiungendo delle particolarità veramente interessanti, specialmente sui modelli Pro, che io stesso in fase di presentazione non avevo capito. La costruzione in titanio che conferisce ad iPhone 15 Pro la miglior costruzione sul mercato, rendendolo molto più resistente e incredibilmente leggero, passando dai 206 grammi di iPhone 14 Pro a 187 grammi sul 15 Pro. Fidatevi che nell'uso quotidiano avere in mano un telefono leggero fa tutta la differenza del mondo. Piccola curiosità al riguardo, si tratta di un titanio molto particolare, serie 5, ovvero lo stesso titanio utilizzato per la costruzione dei rover che sono stati inviati su Marte. Questo smartphone avrà una finitura sabbiata e spazzolata, cioè io non vedo veramente l'ora di toccarlo con mano. Ormai manca poco e sono molto molto curioso. Un'altra novità importante è il nuovo Action Button che prende il posto dello switch per il silenzioso. Parliamo di un pulsante programmabile in base alle nostre esigenze, il quale può essere configurato per richiamare diverse funzioni. E se in fase di presentazione non avevo capito quanto fosse interessante questa funzione, mi sono dovuto ricredere perché oggettivamente è possibile lanciare con questo pulsante anche dei comandi rapidi. E se sapete di cosa sto parlando, immagino sappiate quanto siano sconfinate le possibilità di personalizzazione del nostro smartphone attraverso i comandi rapidi. Si può premere il pulsante, lanciare un'applicazione e nel frattempo abilitare o disabilitare alcune funzioni, tutto con un semplice click. Cioè, è veramente tanta tanta roba per quanto mi riguarda. Su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max troviamo il chip Apple A17 Pro. Si tratta del primo SoC di Apple realizzato con processo costruttivo a 3 nanometri. Durante la presentazione è stata data tantissima importanza alla nuova GPU che renderà iPhone 15 Pro il nuovo punto di riferimento per quanto riguarda il mobile gaming. Questa scheda video infatti supporta il ray tracing e sarà in grado di far girare sugli iPhone 15 Pro dei videogiochi assurdi. È già stato annunciato il supporto a Resident Evil Village e Assassin's Creed Mirage. Non ci sono informazioni scritte al momento al riguardo, ma su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max arrivano 8 GB di RAM, ovvero 2 in più rispetto ad iPhone 14 Pro. La USB-C all'inizio era una di quelle novità che non mi faceva né caldo e né freddo, perché io ho sempre sostenuto, ma che me ne frega, tanto io uso AirDrop. Ragazzi,
Sono un coglione. Sono un coglione perché non ho prestato attenzione durante la presentazione. La USB-C di iPhone 15 Pro e 15 Pro Max ha delle velocità di trasferimento veramente assurde. Parliamo di 10 gigabit per secondo. E per me, ma come tanti altri professionisti che smuovono una quantità incredibile di dati, per quanto mi riguarda, specialmente file video, è veramente veramente una svolta. Attenzione però, perché il cavo presente in confezione sarà soltanto un cavo USB-C 2.0, quindi non vi permetterà di raggiungere queste performance. Ovviamente link in descrizione per il miglior cavo USB-C 3.0 disponibile per i vostri prossimi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max. Tra le ultime novità c'è poi la fotocamera, che cambia tra iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Questa cosa ha fatto storcere il naso veramente a tantissimi. Voi che scuola di pensiero avete a tal proposito? Volevate un iPhone 15 Pro Max identico al Pro oppure va bene così? Fatemelo sapere nei commenti. La fotocamera principale rimane invariata rispetto alla precedente generazione, però ci sono comunque dei miglioramenti secondari dovuti al nuovo ISP e delle opzioni del tutto nuove, come la possibilità di scegliere una focale di scatto preferita tra quella nativa da 24 mm e quella da 28 e 35. Inoltre l'algoritmo migliorato del Photonic Engine consente di ottenere fotografie a 24 megapixel partendo dai 48 quad pixel all'interno del sensore. Anche la fotocamera grandangolare non migliora in termini di megapixel, ma rispetto allo scorso anno adesso cattura più luce, portando la qualità di foto e video un po' più in alto. Andiamo infine al teleobiettivo, elemento che diversifica il 15 Pro dal Pro Max. Nel più piccolo l'obiettivo ha una focale equivalente a 77 mm ed è definito uno zoom 3x rispetto alla focale base di 24 mm. Nell'iPhone 15 Pro Max Apple ha utilizzato un teleobiettivo diverso basato su una particolare lente che attraverso una serie di riflessi aumenta la lunghezza focale, ma non si tratta solo di questo, perché a parità di risoluzione crescono anche le dimensioni dei singoli pixel e quindi anche quella del sensore. Si arriva così ad un 120 mm che corrisponde esattamente ad un 5x rispetto alla focale base di 24 mm. So che è un discorso un po' complesso, ci tenevo a spiegarvelo un po' nel dettaglio. Fondamentalmente, per farla molto breve, iPhone 15 Pro zoom 3x, iPhone 15 Pro Max zoom 5x. Così abbiamo risolto un po' tutta la questione. L'ultima novità che contraddistingue ancora iPhone 15 Pro Max è il taglio base di memoria. Infatti è l'unico modello che parte da 256 GB, mentre gli altri partono tutti da 128 GB. Ma una caratteristica che accomuna tutti i nuovi iPhone, è incredibile ma vero, sono i prezzi più bassi rispetto all'anno scorso. Infatti Apple quest'anno rende molto più appetibili i nuovi iPhone rispetto ai vecchi. Forse è veramente la prima e l'unica volta che vediamo una strategia del genere da parte di Apple. Contate che oggi un iPhone 15 Pro Max costa quanto ho pagato io il mio iPhone 14 Pro da 256 GB al day one, ovvero 1400 e spicci euro, ed è veramente una cosa molto molto interessante, specialmente se avete abilitato l'opzione su Amazon di fare gli acquisti a rate tasso zero. Quindi a quel punto non vale veramente più la pena optare per un 14 o 14 Pro. Insomma, impossibile dire che non è cambiato nulla tra iPhone 14 e iPhone 15. Mi sono segnato quale migliorie: nuovi materiali, action button, SoC Apple A17 Pro a 3 nanometri, 2 GB in più di RAM, USB-C, batteria migliorata, zoom 5x e prezzi più bassi. 8 caratteristiche fondamentali per uno smartphone e Apple le ha toccate tutte. Quindi a tutti gli effetti iPhone 15 Pro, Pro Max, ma anche gli iPhone 15 sono uno smartphone tutto nuovo rispetto all'anno scorso. Quindi nuovamente mi dispiace se ho detto che iPhone 15 sarà una merda perché non cambia niente rispetto al 14, non lo penso più. E infatti ho appunto preordinato il mio modello, che non vi dirò che modello sarà, lo vedrete iscrivendovi al canale probabilmente la settimana prossima.